carrozzone predatore. Mi stai sfasciando il locale e mettendo di malumore. Ma sei rozzo. Perché non lasci in pace gli uccelli alle api, fratello? Dimitri, tu non hai la minima idea di chi stai affrontando. Farò ben altro che sfasciarti il locale. Ascolta, fratello. Vedo che sei un duro cavolo. Tu hai di gusto. Classe, conta gli obiettivi. Un intenditore. Sono certo che due come noi si possono mettere d'accordo. Sì. Cosa, su? Guarda. Vedi i soldi? Ti piacciono i soldi? Puoi prendere tutto quello che vuoi, posso? Niente da fare. Tu e la banda Clou dovete essere fermati. Clockwork non rivedrà mai più la luce del giorno. Dammi le penne timoniere e potremo... Ma cosa te ne importa, fratello? Lo sai vedere lontano? Li senti i messaggi che ti sta inviando? Pensi di avere stoffa? Non mettere i paraocchi quando parli di cose importanti. Credi di saper tirare la palla? Usa il cervello e lascia che ti illumini. Non capisco cosa stai dicendo. E il tuo vestito fa schifo. Balliamo! Ma che... Vabbè, boss Dimitri, fatti sotto merdaccia. Ma che spara? Le onde energetiche. Fai un po' schifo come boss, amico. Mancato! Mancato! Beccato! Vabbè, dai. Il boss più facile di tutti. Dai, con sto raggio della morte. Ma che fai? Giù le mani! Prendi le penne di Clockwork e la mia attività di falsario. È roba vecchia. Ti sto facendo un favore. Quale ladro stamperebbe banconote? Non è onorevole. Tu... Questa feste! Mi sono sbagliato. Io e la mia banda ce l'avevamo fatta. Le penne timoniere di Clockwork erano nostre e l'attività di falsario di Dimitri era distrutta. Tuttavia, l'arrivo imprevisto di Carmelita mi aveva reso un po' difficile la fuga. Infuriata per non avermi catturato, se la prese con Dimitri, chiudendo il suo night e mettendo in prigione quel falsario frustrato. Io e la banda avevamo lasciato la città per goderci una settimana a Monte Carlo. Bentley voleva provare la sua nuova formula per contare le carte. E io pensavo che la banda meritasse una pausa.